Buonasera a tutti e benvenuti alla 258esima serata di Lodi Liberale, che ormai ha superato i primi 10 anni di vita, con come dire, particolare soddisfazione non solo nostra, ma fortunatamente di pubblico e di soci. L'anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro delle persone che si sono iscritte, quindi invito già subito. Lodi Liberale è un'associazione che non gode di nessun tipo di contributo pubblico, quindi senza i nostri soci non ce la faremmo a sostenere, come dire, le nostre serate, quindi vi invito, se poi sarete soddisfatti anche di questa serata, magari a darci fiducia anche iscrivendosi. Prima di arrivare alla presentazione del perché e cosa siamo, volevo naturalmente ringraziare chi fa parte di Lodi Liberale attiva, perché voi molto spesso vedete esclusivamente il mio volto, ma fortunatamente non sono da solo, c'è una squadra che lavora e quindi che volevo ringraziare: Gaia, Simona, Jacopo, Stefano, Edoardo, Mirko, Nicolò, Ettore e tanti altri che nel corso del tempo stanno, Giuseppe, e tanti che si sono dati da fare e si sono messi a disposizione. Quando abbiamo pensato a questa serata abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. Noi ormai da 2 anni cerchiamo di riflettere anche sul femminismo, per un motivo molto semplice, che si tende a dimenticare che anche il femminismo, come praticamente il 90% delle conquiste occidentali di libertà, nasce liberale. Le prime femministe erano liberali e ovviamente avevano un tipo di approccio completamente diverso da quello che siamo abituati a dare oggi per scontato che sia quello delle femministe, ma insomma la tradizione femminista nasce con un orientamento liberale. Noi ormai da, appunto, tutte le settimane cerchiamo di riflettere, di presentare, organizzando conferenze, libri per diffondere le idee liberali, partendo dai classici e in questo caso anche contemporanei. Lo facciamo coinvolgendo sempre relatori, professori universitari, attivisti intellettuali, giornalisti, insomma non politici, perché Lodi Liberale, e ci teniamo a sottolinearlo, è un'associazione culturale e non politica, e quindi non si è mai presentata alle elezioni e non mai lo farà, non ha mai sostenuto liste politiche sia comunali che nazionali e mai lo farà, ma è fondamentale perché crediamo che nel nostro paese ci sia un disperato bisogno di conoscere prima di tutto le idee liberali, che troppo spesso sono strumentalizzate, caricaturizzate, utilizzate male, e quindi è fondamentale prima e inaudianamente partire dalle basi e quindi dagli autori. Lo facciamo questa sera con un vecchio amico ormai di Lodi Liberale, che è Giuseppe Cruciani, che credo non abbia bisogno di presentazioni. È venuto la prima volta con noi a parlare di Politicamente Corretto ormai molti anni fa, non su un suo libro, poi ha presentato il suo libro I Fascio Vegani, un libro precedente che era Nudi, e poi un'altra serata su Walter Block. Quindi Giuseppe Cruciani è un liberale, è un giornalista ormai da tanto tempo che utilizza l'arma della provocazione per cercare di far passare anche la distruzione dei luoghi comuni della nostra società, che spesso, come dire, vengono dati per scontati. Lo facciamo con Greta Mastroianni, che è dottore di ricerca, come vedete alle mie spalle, in storia delle dottrine politiche all'Università degli Studi Roma III, che è una esperta di femminismo libertario e quindi ci spiegherà le differenze tra quello che noi consideriamo essere il femminismo, quello mainstream, quello classico, e invece il femminismo individualista, libertario, anarcocapitalista, definitelo come volete. E poi Aurora Pezzuto, e c'è un errore, e ci tengo perché, come dire, in un paese dei campanili non è vice coordinatrice del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Liberale, ma è membro del direttivo nazionale. Per chi non conoscesse l'Istituto Liberale, è un'associazione nata ormai molti anni fa da, come individualista feroce, che svolge un lavoro straordinario sui social, su Instagram e su Facebook, nella diffusione anche qui delle idee liberali, con video, citazioni, attività assolutamente incredibili, con dei numeri incredibili, e la cosa straordinaria, con un seguito enorme tra i giovani, tra i ragazzi, che sono quelli che devono, se vogliamo davvero cambiare la rotta, conoscere e poi applicare le ricette liberali. Quindi io sono, personalmente sono anche iscritto, non ho problemi a dirlo da anni, anzi, questo perché spesso, troppo spesso in ambito liberale si fa prevalere la concorrenza rispetto alla collaborazione. Quindi grazie Aurora. E Wendy McElroy è una probabilmente la più nota esponente delle femministe libertarie, e abbiamo deciso all'epoca, appunto, di affrontare un tema controverso, ovviamente, perché venerdì 8 marzo, le nostre serate sono di lunedì, abbiamo deciso, appunto, di affrontare questo tema, che chi avrà la bontà e la voglia di leggerlo, si chiama, appunto, Le gambe della libertà, una difesa dei diritti delle prostitute. Perché? Perché, come scopriremo durante la serata, banalmente
da buona libertaria, teorizza la proprietà del proprio corpo, e quindi tranquillamente la prostituzione da questo punto di vista dovrebbe essere non solo consentita e non solo legalizzata, quindi poi anche qui verranno durante la serata le differenze tra legalizzazione e decriminalizzazione, ma insomma liberalizzata se vogliamo. Perché? Perché si parte da un presupposto molto semplice, che è un'attività volontaria, un'attività se viene svolta in maniera volontaria, perché ovviamente schiavismo e come dire, altri tipi di esercizio in maniera violenta è una roba completamente diversa, ma quando invece è semplicemente un'attività decisa e svolta, è quello che Martino, Antonio Martino, il compianto e troppo poco ascoltato in questo paese, definiva gli atti di capitalismo tra adulti consenzienti, e in un paese liberale e normale non dovrebbero essere banalmente vietati. Il che non vuol dire, e questa è una delle cose che purtroppo nel nostro paese troppo spesso non si capiscono, non vuol dire approvarli moralmente o a dare un giudizio positivo, vuol dire semplicemente che appunto, siccome non presuppongono coercizione, ma sono derivanti esclusivamente da libero arbitrio esercitato, da un contratto esplicito, scritto, orale, implicito, mettetela come volete, non c'è nessun altro che dovrebbe poterli impedire. Troppo spesso siamo abituati a una cultura per cui se non sono d'accordo con qualcosa vorrei che venisse vietato, ed è uno dei problemi per cui il nostro paese ha, nell'ambito delle libertà non solo economiche ma civili, non è propriamente ai primi posti. Quindi un tema controverso che non credo abbia fatto felici le femministe di sinistra, che salutiamo naturalmente, ma era uno dei motivi per far capire che un altro femminismo è possibile, giusto per cercare di citarli. Quindi insomma credo che sarà una serata particolarmente stimolante, nonostante la pioggia il venerdì sera. Sono felice che siate presenti numerosi, vi ringrazio e cedo subito la parola a Greta Mastroianni. Grazie. Buonasera. Come prima cosa ovviamente ringrazio Lorenzo Maggi, Lodi Liberale, per essere qui, per avermi invitata. Appunto, io sono Greta Mastroianni Greco, sono dottoressa di ricerca e cultrice della materia nel Dipartimento di Storia delle di Scienze Politiche. Mi occupo di studi di genere e storia delle dottrine politiche a Roma 3, e ho fatto questa tesi di dottorato, proprio una ricerca tutta incentrata sul femminismo americano libertario contemporaneo, di cui la massima esponente appunto è Wendy McElroy. Ovviamente dovrò fare una breve premessa su che cosa sia il libertarismo, per cercare di dare un quadro completo alla situazione. Il libertarismo, il liberalismo classico, è una dottrina politica, economica e filosofica che è nata negli Stati Uniti come critica al New Deal dell'allora presidente Roosevelt da parte della Old Right. Ora, all'interno del libertarismo, come accade in tutte le dottrine politiche, ci sono varie divisioni, diciamo litigano proprio. Ci sono varie correnti, purtroppo questa sera non abbiamo il tempo di affrontare tutte le differenze tra le varie correnti, parleremo soltanto di due di queste, per cercare di individuare quale sia la corrente di Wendy McElroy. Eppure il libertarismo ovviamente ha delle caratteristiche comuni. Le caratteristiche comuni sono primariamente la difesa del capitalismo, del libero mercato, la difesa dell'individualismo, quindi la tutela dei diritti individuali, il principio di non aggressione, che detta così sembra qualcosa di assolutamente difficile, astruso, in realtà è una cosa molto semplice, è l'opposizione estremamente rigorosa a qualsiasi tipo di minaccia e uso effettivo della forza nei confronti degli individui e delle loro proprietà. Quindi capite che parliamo sempre di scelta volontaria e mai di coercizione fisica. Dopodiché l'ultima caratteristica comune è quella dell'antistatalismo, nel senso che il ruolo dello Stato è estremamente criticato da parte di tutto il libertarismo. Abbiamo la volontà di non far intervenire lo Stato nell'economia in generale, ma non farlo neanche intervenire in quelle che sono le questioni private, le vite appunto degli individui. Proprio sull'antistatalismo, quindi sul ruolo dello Stato, nascono due correnti
completamente opposte all'interno del libertarismo. Una che potremmo definire quella più moderata, che è quella di Robert Nozick, Minarchismo. Robert Nozick è il fautore dello Stato minimo, quest'idea dello Stato come guardiano notturno, quindi a tutela soltanto di una funzione dello Stato, che è la tutela dei diritti individuali. Dopodiché abbiamo quest'altra corrente, che è quella di Wendy McElroy, che è la corrente un po' più radicale, un po' più provocatoria, che è quella dell'anarcocapitalismo o anarcoindividualismo, creata da Murray Rothbard, che è anche il mentore, è stato il mentore di Wendy McElroy. Sostanzialmente combatte proprio non il ruolo dello Stato, combatte l'esistenza dello Stato stesso. Quindi lo Stato, secondo l'anarcocapitalismo, non dovrebbe esistere perché è un ente immorale, la tassazione è un furto e il monopolio della forza da parte statale è del tutto illegittimo. Oggi quindi diremo a fuera. Esatto, esatto. E tutte le tutte che sono quelle che sono le funzioni dello Stato sono privatizzabili praticamente nel libero mercato. Quindi questa è la corrente di Wendy McElroy, quella diciamo più radicale e provocatoria all'interno del libertarismo. Quando nasce il femminismo libertario all'interno del movimento libertario? Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, e trova subito due grandissimi scogli. Uno all'interno del movimento libertario, che ancora oggi non proprio assolutamente la maggioranza del mondo libertario, del movimento libertario, non riconosce l'esistenza di un femminismo libertario, né di una necessità dell'esistenza di un femminismo libertario, principalmente per due motivazioni. La prima è legata all'individualismo, quella caratteristica comune che vi dicevo, e cioè se parliamo di tutela dei diritti individuali è inutile che specifichiamo i diritti delle donne, parliamo dei diritti individuali, quindi parliamo dei diritti di tutti gli individui. Dall'altra parte invece c'è anche la concezione un po' più storica, nel senso che quando è nato il libertarismo e quando si è più sviluppato, cioè negli anni 70, specialmente quello rothbardiano, abbiamo avuto la nascita di femminismi, la chiamiamo seconda ondata femminista, nata dalla sinistra, ma in particolare dai movimenti studenteschi e operai, e quindi abbiamo la nascita dei femminismi statalisti, che quindi vedono il ricorso allo Stato come necessario per risolvere qualsiasi problema di tipo sociale. E capite che con l'antistatalismo del libertarismo, il libertarismo appena sente femminismo sente statalismo, e quindi ha questo, così, mette questa distanza. Dopodiché l'altro scoglio invece del femminismo libertario è quello del riconoscimento all'interno degli altri, del mondo femminista, diciamo, da parte degli altri femministi. Il femminismo libertario viene sistematicamente ignorato, inserito in una specie di contenitore jolly che è quello del femminismo liberale. Come diceva Lorenzo, effettivamente è esistito, esiste in parte un femminismo liberale, abbiamo avuto tutta la prima ondata femminista che è stata caratterizzata proprio nel mainstream dal femminismo liberale, quello di tipologia suffragista. E tuttavia il femminismo libertario è qualcosa, capite, di molto diverso, partiamo da presupposti completamente diversi. Le altre accuse sono quelle di essere non femminismo ma antifemminismo, quindi mera critica al femminismo, come se non avessero poi teorizzato appunto qualcosa di femminista a sé, oppure post-femminismo, che è sostanzialmente quella concezione secondo cui non abbiamo più bisogno del femminismo, ma se si chiamano femministe libertarie ovviamente va da sé che rivendichino con orgoglio non solo l'appartenenza ad un femminismo ma la necessità dell'esistenza del femminismo. Ora, la maggioranza dei femminismi, non solo attualmente esistenti ma anche esistiti una volta, sono totalmente contrari, si oppongono al lavoro sessuale. Con lavoro sessuale intendiamo sia prostituzione sia pornografia, industria del porno.
E abbiamo però una minoranza di femminismi, tra cui ovviamente quello libertario, ma anche quello marxista o qualche femminismo diciamo più recente, che vanno a difendere il lavoro sessuale, ovviamente basando sugli stessi presupposti, ma arrivando a soluzioni completamente diverse, a seconda poi del posizionamento ideologico. Abbiamo detto che la principale esponente del femminismo libertario è proprio Wendy McElroy, e Wendy McElroy parte diciamo dalla difesa del lavoro sessuale attraverso l'autoproprietà come principio ontologico femminista. L'autoproprietà è stata teorizzata da Murray Rothbard ed è sostanzialmente la proprietà di se stessi, cioè il fatto che io come individuo sono proprietario del mio corpo e quindi sono l'unico individuo legittimato a decidere, a compiere delle scelte sul mio corpo. Non lo Stato, non le femministe, non qualsiasi altra persona, ma soltanto io. Capite che questo significa difendere il lavoro sessuale proprio su questa base, sulla base di una scelta volontaria e pacifica compiuta proprio sui corpi di cui si è titolari. E non appunto degli altri. Questo significa anche che quando parliamo di prostituzione, ad esempio, non possiamo parlare di trafficking sessuale, cosa che avviene molto spesso, e si finisce per parlare solo di trafficking sessuale e quindi di coercizione fisica e tutta una serie di argomentazioni connesse alla violenza, cui ovviamente il libertarismo tutto, ma specificatamente il femminismo individualista di Wendy McElroy, si oppone. E quello che dobbiamo considerare sono le critiche femministe che Wendy McElroy va a smontare in questo testo, ma anche in un altro testo che è relativo alla pornografia, che è XXX, quindi molto semplice da ricordare se volete dargli un'occhiata. E le critiche femministe che sono contrarie al lavoro sessuale riguardano due tipi di coercizione, oltre alla coercizione fisica, la coercizione economica e la coercizione psicologica. La coercizione economica è assolutamente qualcosa che per tutto il libertarismo non esiste, perché se parliamo di economia parliamo di scambio volontario, quindi non dovrebbero esserci problemi perché non c'è violenza. E invece la coercizione psicologica è qualcosa che esiste, ma diciamo che Wendy McElroy ci dice che le scelte che compiamo durante la nostra vita sono sempre scelte che compiamo in presenza di alternative, un numero limitato diciamo di alternative, e sotto una pressione sociale per compiere una sola tra queste scelte, anche quella di diventare femminista ad esempio. Eppure non tutti gli individui compiono le stesse scelte sotto la stessa pressione sociale e in presenza dello stesso numero limitato di alternative, quindi che sia coercizione psicologica o meno non è un'argomentazione rilevante per noi. Quindi il problema sostanziale relativo al lavoro sessuale è quello di non considerare la scelta volontaria e pacifica delle donne. La maggioranza dei femminismi che vi si oppongono definisce ad esempio le prostitute, tutte le lavoratrici sessuali come vittime. Ora fate voi, patriarcato, capitalismo, droga, diciamo sesso compulsivo, quindi c'è anche una patologizzazione fisica e psicologica, così si vede che le vedono per strada e individuano già delle diagnosi, e non si sa come. E ovviamente Wendy McElroy ci dice che questo è molto offensivo, è anche infantilizzante. E un'altra argomentazione che viene usata da Wendy McElroy è quella che riguarda uno slogan, probabilmente l'avete già sentito perché è arrivato diciamo recentemente anche in Italia. È uno slogan che è stato creato da alcuni femminismi riguardanti lo stupro, che è no means no, no significa no, sta ad indicare il consenso. Wendy McElroy è assolutamente d'accordo, ma non riesce a capire perché dobbiamo rispettare le scelte delle donne quando si tratta di dire di no al sesso, ma quando si tratta di dire di sì al sesso non esiste un yes means yes, cioè un sì significa sì.
e quindi rispettare solo certe scelte delle donne, altre invece si vede che sono camuffate e non lo capiamo. Tra l'altro queste stesse femministe che si oppongono al lavoro sessuale sono tutte femministe che sono cresciute in una cultura che gli ha permesso di essere tali. Pensiamo alla liberazione sessuale degli anni 60, al bruciare reggiseni, denudarsi per protesta. Tutto questo è il frutto proprio di quegli anni e si vede che l'hanno rinnegato, ci dice Wendy McElroy, in favore di un puritanesimo e un moralismo eccessivi che poi ricadono appunto nell'offesa in realtà dei diritti individuali. Ad esempio quando si parla di mercificazione del corpo è molto interessante il fatto che Wendy McElroy ci dica: sì, rendiamo il nostro corpo una merce, delle parti del nostro corpo una merce, ma lo facciamo in tutti i lavori che compiamo ogni giorno. Io nel mio lavoro all'università rendo il mio cervello, si spera che ci sia e sia anche insomma, molto abile, lo rendo una merce. Se fossi un atleta, non lo sarò ovviamente, non lo sarò mai, comunque renderei le mie gambe, le mie braccia, una merce, e così via, possiamo fare 200.000 esempi, no? Quindi probabilmente queste femministe in realtà hanno un problema con la mercificazione di una specifica parte del corpo, che è quella tra l'altro genderizzata, nel senso che gli interessa soltanto quando lo fanno le donne, non quando lo fanno gli uomini, che sono gli organi sessuali, quindi una parte molto specifica, si sono soffermate su quella come merce e non su tutto il resto, che si vede che non deve dargli molto fastidio. Ora, per concludere questa epopea di discorso che ho fatto, per darvi un quadro, nel testo troverete una sorta di panoramica di tutte le soluzioni alla questione della prostituzione, che sono principalmente tre: la criminalizzazione, la regolamentazione o legalizzazione e la decriminalizzazione. Criminalizzazione, quindi l'illegalità, è quello che viviamo, diciamo, la prostituzione non è legale e quando qualcosa non è legale, tutto il libertarismo è d'accordo in questo, cosa succede? Si aggravano le condizioni di lavoro, quindi non fa bene assolutamente a nessuno, non si possono rivendicare i propri diritti, non si può chiedere giustizia per i soprusi, le violenze, le molestie, qualsiasi cosa, si crea un mercato nero e con il mercato nero ci sono delle infiltrazioni criminali e quindi è un cane che si morde la coda sostanzialmente, perché in una condizione del genere non si riesce a uscirne e ovviamente non si riescono a tutelare i diritti delle lavoratrici sessuali. Regolamentazione e legalizzazione comprendono il controllo statale. Abbiamo detto che il ruolo dello Stato per Wendy McElroy è nullo perché non dovrebbe esistere, quindi capite che qualsiasi cosa legata allo Stato non può essere accettata. Parliamo di registrazioni nelle liste statali, parliamo di obbligo di esami medici a cadenza regolare e quindi poi registrati in delle liste statali che non si sa come verranno usate poi queste liste statali, è già successo nell'Ottocento. Ma anche delle zonizzazioni, ad esempio, quindi quelli che chiamiamo quartieri a luci rosse, che ci sembrano qualcosa di buono, ma in realtà sono usati soltanto per una questione economica dallo Stato per aumentare il turismo sessuale, cioè, quindi sicuramente non per tutelare i diritti delle lavoratrici sessuali. Quindi quello che vuole McElroy invece è la decriminalizzazione, fare vuoto di norma, letteralmente. Far sì che le lavoratrici sessuali agiscano nel libero mercato, potendo scegliere di essere libere professioniste, quindi decidere orari, luogo di lavoro, clientela, eccetera, eccetera, e anche di essere dipendenti in un certo senso, in tutte quelle condizioni che poi ritroverete nel libro se lo leggerete, ad esempio con altre figure che sono il protettore, la madam o la contessa, che sono figure diverse ma sostanzialmente vanno a prendersi una parte della retribuzione della lavoratrice sessuale, che nel momento in cui è consensuale Wendy McElroy è assolutamente d'accordo. Dopodiché per tutte quelle situazioni di
mobbing, violenza fisica, molestie, sfruttamento, retribuzione bassa, eccetera, 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 non è un problema nel momento in cui la situazione è legale, non nel senso controllata dallo Stato, ma appunto non illegale in questo senso, si ricorre a tutta una serie di meccanismi per fare giustizia. Quindi spero di non avermi annoiati e aver fatto un quadro così generale. Credo che una delle cose che viene più apprezzata e su cui puntiamo molto come nella nostra attività è l'eterogeneità del nostro programma, nel senso che mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. Settimana scorsa ci siamo occupati del Beato Rosmini in attesa del processo di santificazione e questa settimana parliamo di prostituta e prostituzione. Ma l'Odi Liberale è anche questo e ci teniamo particolarmente. Prima di arrivare ancora a cercare di poi dare la parola ad Aurora, ci tenevo a salutare tra le tante persone presenti tre persone. Uno perché è stato il nostro relatore l'ultima volta in presenza, quindi Fabio Scacciavillani da qualche volta l'ho visto arrivare, quindi ciao Fabio, grazie, eccolo, perché come dire, i nostri relatori spesso poi vengono, è una delle caratteristiche anche a cui siamo particolarmente affezionati, e due nostri soci che vengono da lontano, Roberto Bolzan da Bologna e questo pazzo scatenato che viene da Forlimpopoli, quindi cioè, non so se avete presente dov'è, quindi ci tengo a ringraziarlo che si è fatto un viaggetto. Quando parliamo di questi temi, come in molti altri temi, cerchiamo di dimenticare che appunto il libero mercato, tra le varie cose, fa un procedimento di scoperta e quindi c'è quella che Kirchner chiama l'alertness o il processo di imprenditorialità. E quindi del tutto legittimamente, se fosse un settore assolutamente libero, esisterebbero le libere professioniste, esisterebbero le case comunque organizzate fisicamente, esisterebbe un mercato assolutamente che non possiamo neanche immaginare come si evolverebbe se fosse totalmente libero. Non ci interessa, da liberali con pulsioni libertarie, il getto fiscale che si guadagnerebbe, perché quella è un'altra cosa, nel senso che essendo un lavoro che dovesse diventare, come dire, legale da tutti i crismi, produrrebbe anche questo beneficio. Ma la parte fondamentale è ridare dignità a una scelta personale. Nel libro, una delle parti fondamentali, oltre all'aspetto, come dire, teorico, c'è anche un'indagine di qualche anno fa, perché il libro è di 20 anni fa più o meno, se non ricordo male, ma insomma un'indagine su clienti, prostitute e madame, come vengono chiamate. E la cosa assurda, è già stato spiegato da Greta, è la differenza rispetto al femminismo, quello standard a cui siamo abituati, che mi è venuto in mente mentre parlava Greta, che sono diventate ovviamente moraliste puritane, ma credo che sia quasi un gioco di parola, ma è così, cioè mettono in campo quello che si chiama, potrei definire, il paternalismo femminista, nel senso che non pensano che le donne che scelgono liberamente di esercitare lavori legati all'utilizzo del proprio corpo lo possano fare liberamente, ma devono essere state come dire, abusate, devono avere problemi di dipendenza, devono non essere pienamente in grado del possesso delle proprie facoltà, e questa è la totale mancanza di rispetto nei confronti di donne libere, adulte e consenzienti. Ma il punto essenziale, ed è per questo che abbiamo deciso anche di venire, di invitare Aurora in rappresentanza dell'Istituto Liberale, è che hanno una concezione totalmente contro l'Occidente, contro il mercato di per sé, qualcosa di negativo, no? La mercificazione come un aspetto negativo. Noi abbiamo vissuto, peraltro, qualcuno di voi di Lodi si ricorda, qualche anno fa ci fu un calendario di ragazze assolutamente adulte, maggiorenni, che fecero delle foto nude per la città, e le femministe naturalmente esattamente con questa motivazione denunciarono la cosa come negativa, come utilizzo del corpo della donna, eccetera. Io all'epoca sedevo in consiglio comunale e per difenderla, come adesso, e come per difendere la loro libertà, mi ricordo che andai in consiglio sfogliando il calendario. Ma perché? Perché finché c'è un fotografo che fa delle belle foto delle giovani ragazze che decidono di posare nudi, può non piacerti, non comprarlo. La differenza è tutta quella. La più grande forza di liberazione delle donne è stata la rivoluzione industriale, che ha permesso loro di lasciare la casa e di raggiungere l'indipendenza economica. Non metto in dubbio, dice Wendy McElroy, che le donne fossero pagate meno degli uomini o che lavorassero sotto condizioni legali svantaggiate, ma è anche vero che le donne, e in massa, erano finalmente in grado di mantenersi. E non è stato lo Stato, non è stata la Chiesa, non è stato il progresso culturale, ma è stato il libero mercato che ha aperto questa porta per le donne. Il più grande vantaggio del libero mercato è che è impersonale.
Il libero mercato non si cura del fatto se sei nero o bianco, maschio o femmina, ebreo o musulmano. Se sei un cliente, il venditore vuole solo sapere se hai i soldi sufficienti per lo scambio. Se il venditore pone altre condizioni, per esempio se vuole vendere solo ad altri maschi, si pone in condizioni di svantaggio rispetto alla concorrenza e può uscire dal mercato. Se sei un impiegato, come un programmatore di computer, il datore di lavoro vuole che il tuo lavoro sia svolto in modo efficiente e in genere non gli importa di chi lo svolge, purché venga svolto. Ancora una volta, se un datore di lavoro pone altre condizioni, come ad esempio se vuole impiegare solo maschi, condurrà le donne abili e produttive a lavorare per la concorrenza. Aurora, grazie di essere con noi, a te. Diciamo che questi due concetti in un paese come l'Italia rischiano di fare cortocircuito e quindi anche di diventare, personificare quello che è il capro espiatorio, ossia la prostituzione. Perché? Perché da un lato abbiamo il sesso che viene osteggiato un po' dalla mentalità così cattolica che ne giudica di più l'ambito morale, e poi c'è il capitalismo che viene a sua volta osteggiato da una forte mentalità anticapitalista tipica per lo più del pensiero di sinistra che diciamo in Italia ha molto molto seguito. E in questo libro Wendy ci ricorda che le femministe che lei chiama radicali o di genere sono quelle che prendono un po' l'eredità degli anticapitalisti, perché Wendy dice questo femminismo è una sorta di è di derivazione marxista, perché non parla di uguaglianza, ma di fatto si fonda su un concetto di lotta tra uomo e donna, dove alla fine deve vincere per forza di cose la donna. E quindi proprio queste femministe sono contrarie alla prostituzione. E uno dei tanti temi nella loro retorica, direi quasi insopportabile, è che associano spesso il capitalismo, dividendo il mondo in due, cioè tra donne e patriarcato, associano spesso il capitalismo, lo piazzano nel campo semantico del patriarcato, quindi capitalismo e patriarcato. Una cosa che da individuo donna mi disturba abbastanza è il fatto che tu metti le donne all'estremo opposto di ciò che è il capitalismo. Che diavolo è il capitalismo? È una delle libertà più antiche del mondo, scambiare beni e servizi in modo consensuale, lo fanno tutti, ho un lavoro, la signora che il giorno dopo va a comprare le arance, anche lei fa parte di questa grande chimera che è il capitalismo, il libero mercato. E quindi io trovo che da coloro che spesso e volentieri queste femministe puntano il dito contro le persone e dicono sei un maschilista, sei un difensore del patriarcato, in realtà l'affermazione secondo me più misogina che ci sia è distanziare una donna da ciò che è il capitalismo, come se fossero talmente insulse da non riuscire a beneficiare di un libero scambio, cioè alienarle da una cosa che è così positiva, diciamo, per una società. E infatti non si configura quella realtà, perché proprio come ha detto Lorenzo, di fatto la donna in realtà si è emancipata proprio nei periodi di grande boom economico, partendo dalla rivoluzione industriale, le nostre suffragette lì sono nate, lì è uscito il movimento, così come i successivi boom economici sono quelli dove riusciamo anche ad associare periodi dove il femminismo insomma ha avuto i suoi risvegli. E quindi io sono molto, molto più breve di Greta, però sì, questo diciamo che è un concetto fondamentale, e togliere il diritto alla prostituzione, ai sex worker in generale, fondamentalmente chi va forte su questo mercato, bisogna dirlo, sono le donne, equivale a togliere un diritto, una libertà economica che si
secondo la mia madre spirituale Margaret Thatcher, ma insomma secondo molti altri, equivale a una libertà personale, perché anche i diritti economici sono diritti umani, quindi anche questa tecnicamente, almeno secondo un pensiero liberale, è una violazione di un diritto personale umano. E quindi niente, ci tenevo molto a marcare questa cosa, che il pensiero che appunto le donne non abbiano a che fare col capitalismo, che il capitalismo sia solo una cosa del patriarcato, credo che sia una delle affermazioni più misogine che ci sia in generale. E con questo penso, spero di aver sottolineato. No, grazie, magari ti chiedo. Proprio perché crediamo nella concorrenza, ti chiedo magari di fare un bello spottone all'Istituto Liberale. Spieghi, non tutti sanno cos'è l'Istituto Liberale. Sì, allora, vabbè, poi l'hai introdotto tu. L'Istituto Liberale è un think tank che vanno molto negli Stati Uniti, ma insomma siamo anche noi, che è nato da un blog, da gente che si confrontava, sentendo poco perché c'è questo grosso vuoto nell'aria, si parla poco di idee liberali o libertarie, e quindi da questo blog dove la gente si scambiava idee e pensieri, fondamentalmente abbiamo detto ma perché no, ma organizziamo un'associazione vera e propria, cerchiamo di fare creare degli eventi, stabilirci anche su base territoriale, così. E alla fine abbiamo iniziato a tradurre e pubblicare libri che non sono stati appunto mai pubblicati, diverse opere di Mises ad esempio, quindi tutti i libri di autori liberali classici. E poi si fa eventi, l'anno scorso abbiamo fatto un po' provocatoriamente il Festival del Capitalismo a Milano, che un suo seguito, insomma abbiamo riempito una bella sala, e niente, quindi sì, cerchiamo di insomma portare idee più possibile, idee liberali in questo paese. Beh, in realtà in 3-4 anni siamo anche riusciti a passare da 4 mona, come si dice dalle mie parti, in realtà siamo diventati, abbiamo raggiunto dei 30.000, 20.000 follower nei vari social, e quando facciamo eventi insomma si riempie anche abbastanza, c'è un bel seguito, una bella soddisfazione. Sì, e vi assicuro, ero presente al Festival del Capitalismo e spero che, come dire, verrà replicato anche quest'anno, perché hanno fatto un lavoro meritorio, nel senso che si parlava di prostituzione, si parlava di eutanasia legale, si parlava di droga, si parlava di armi, si parlava di tutte cose che sono, se sono libere utilizzate, ovviamente le armi come autodifesa non sono delle persone che esaltano chi va in giro con il mitra a sparare, però insomma è un pensiero articolato il pensiero liberale, e nelle parti più difficili è appunto quello più coraggioso riuscire a sottolineare e a difenderli, e loro lo fanno in maniera assolutamente encomiabile. Giuseppe Cruciani, credo che con tutti i tipi di sex worker, credo che abbia avuto a che fare professionalmente, quindi in radio chi lo segue lo sa che queste idee credo che sfondino. Io non ho l'ultimo, ma perché non lo trovo più, ma ho il penultimo che consiglio di leggere, abbiamo presentato anche l'Odi Liberale, esatto, ma insomma è una persona che nel corso degli anni ha difeso gli indifendibili, come direbbe Bloch, che è un autore che so conosce e il libro che so che apprezza, cioè le persone che banalmente decidono di fare della propria vita, col proprio corpo, quello che vogliono, tutte, che non devono essere necessariamente approvate. Quando vedete, ma poi non voglio spoilerare lui, ma insomma quando li invita in trasmissione non è che tutti li condivide, semplicemente sottolinea e mette al pubblico la possibilità che ognuno possa fare assolutamente ciò che vuole finché non danneggia gli altri. Quindi siamo felicissimi che ci sia questa sera senza presentare un suo libro, e quindi grazie di essere tornato, Giuseppe, a te. Io mi trovo un po' in difficoltà quando devo parlare da solo, senza domande, senza risposte rapide, comunque ci proverò. Allora, io punterei più che su teoria, su queste cose qui, su cose molto pratiche. Noi siamo circondati, l'Italia è circondata da bordelli, o da bordelli, o comunque da situazioni in cui la prostituzione è più o meno tollerata, legalizzata, in cui comunque lo Stato, io non so poi se la cosa migliore sia lo Stato che si fa regolatore oppure una decriminalizzare tutto, questo è un dibattito che mi interessa anche poco. La cosa che mi interessa di più è che l'Italia è circondata da paesi, Svizzera, Austria, circondata proprio dalla Germania, e altri paesi ancora, dove la prostituzione è
riconosciuta in qualche modo, e il lavoro della prostituta è un lavoro come gli altri. Io considero la prostituta esattamente una lavoratrice come me, io vendo la mia voce, vendo le mie idee, la prostituta vende il proprio corpo. Dunque noi siamo circondati da bordelli, come molti di voi sanno, perché sicuramente ci saranno più persone che li frequentano, e un certo numero di italiani, centinaia di migliaia di italiani ogni giorno, fine settimana soprattutto, varcano il confine svizzero, austriaco, sloveno, tedesco, non con l'Italia, per recarsi in posti FKK e non solo, dove ottengono prestazioni sessuali, una tipica situazione di dout des, una situazione in cui c'è uno scambio tra denaro e merce, in questo caso corpi, che appare in altri paesi assolutamente legittimo. Poi ci sono all'interno di questi paesi grandi discussioni anche lì, se come regolarli, se c'è comunque il traffico di esseri umani, in parte c'è sempre, diciamoci subito la verità, non c'entra niente, nulla. Ogni volta mi dicono no, però bisogna combattere il traffico di esseri umani, bisogna combattere la schiavitù, eccetera. Ma questo lo do quasi per scontato. C'è qualsiasi trafficante di esseri umani che porta prostitute e le governa in qualche modo o le costringe alla prostituzione, deve essere combattuto. Ma non è mai una buona ragione per negare la realtà. La realtà appunto ci dice che l'Italia, in Italia regna una cosa molto semplice che si chiama ipocrisia. Perché in realtà noi la prostituzione, come molti di voi sanno, non è che la vietiamo, cioè in Italia ci si può prostituire. La cosa clamorosa è che ci si può prostituire, ma tutto quello che ruota intorno alla prostituzione è vietato. Se tu affitti una casa a una prostituta, puoi avere un danno, anche se molto relativo, nel senso che ti dovrebbero scoprire, eccetera, eccetera. E voi sapete chi è uno dei pochi condannati in Italia, diciamo di persone non criminali, per istigazione e induzione alla prostituzione? Si chiama Emilio Fede. Ha poco più di 90 anni, è ancora vivo per fortuna, anche se un po' infermato, ed è stato uno dei pochi a essere stato condannato perché portava delle signorine che qualcuno diceva fossero prostitute, magari lo erano pure, ma furono bollate come mignotte, come poco di buono, eccetera, eccetera, portava delle signorine a casa di Berlusconi, quale Berlusconi poi successivamente faceva regali, non si capisce bene se in cambio di sesso o no. Voi capite che quando la giustizia italiana riesce a condannare Emilio Fede per induzione alla prostituzione, siamo all'ipocrisia più totale, se non addirittura alla persecuzione. Però questo è uno della punta di un iceberg. L'altra cosa clamorosa è che in Italia la Corte Costituzionale, sto parlando della Corte Costituzionale, poco tempo fa, sul ricorso degli avvocati sempre di un signore che portava signorine a casa di Berlusconi, che si chiama Tarantini, cercarono di abolire questi avvocati la legge Merlin, non ce la fecero, ma la cosa più incredibile fu il motivo per cui la Corte Costituzionale bocciò questa cosa qua. Adesso non mi dilungo su questa cosa, ma disse nero su bianco la Corte Costituzionale che il lavoro della prostituta era un lavoro non dignitoso, fondamentalmente, che non era dignitoso utilizzare il proprio corpo, vendere il proprio corpo per fare del denaro o comunque per esercitare un'attività economica. E ecco, questo atteggiamento così moralistico, diciamo, della Corte Costituzionale è la cosa che mi ha colpito di più. Ma in realtà è quello che vige in Italia, l'ipocrisia e in parte il moralismo. Che differenza c'è, secondo voi, tra un massaio? Faccio sempre questo esempio, sono un po' conservatore da questo punto di vista, non riesco a staccarmi da questa idea. Che differenza c'è tra una professione che è riconosciuta come quella del massaggiatore, per esempio, e quella della prostituta o del prostituto? E nessuna, in realtà, perché entrambe producono un vantaggio fisico, un godimento fisico alla persona che subisce un massaggio oppure che va da una prostituta. La realtà è che il massaggiatore gode di un consenso sociale più o meno, ma tocca una parte del corpo che non sono gli organi sessuali. Al contrario, la prostituta tocca una parte che sono gli organi sessuali di una persona. Questo cosa significa? Che noi abbiamo un tabù nei confronti degli organi sessuali, perché in fin dei conti il risultato è lo stesso. In cambio di denaro io passo un'ora con un massaggiatore che riesce a farmi godere, che riesce a farmi stare bene, a godere mentalmente, a godere anche fisicamente. Al contrario, i massaggiatori si incazzano sempre quando faccio questi esempi, perché loro perché hanno dei pregiudizi anche loro, non capisco perché non possono essere considerati delle prostitute anche loro. Cioè, si incazzano ogni volta, mi ha scritto una volta, ho fatto più volte alla radio questo esempio, mi ha scritto l'associazione, non so, non credo che abbia un altro dei massaggiatori, dice, non puoi paragonarci delle puttane. Infatti no, vi paragono delle puttane, cioè siete anche voi delle puttane, ma quello sono io, diciamo, nel senso,
ginocchia, sui polpacci, su qualsiasi parte del corpo, sia una parte del corpo che non va bene, e allo stesso modo lo prostituta quando ti deve fare una fellazio, un pompino, adesso non so se si possa utilizzare questo termine qui, ti provoca godimenti in una parte del corpo precisa, no? In fin dei conti è la stessa identica cosa, e però il massaggiatore è riconosciuto come socialmente accettabile, la prostituta no, ma in realtà non è che non è riconosciuto come socialmente accettabile, perché noi siamo circondati da prostituzione, siamo circondati, la prostituzione è multiforme in Italia, e poi ti dicono sempre sì, però il 90% è sempre questo dato finto del 90% della prostituzione, che è quella diciamo della prostituzione in cui sei obbligato a farla di schiavo del sesso, è un dato totalmente falso, non solo è un dato totalmente falso, ma è un dato totalmente privo di qualsiasi fondamento, perché non tiene conto di che cosa? Che oggi la prostituzione è in realtà non si riesce bene a nemmeno a calcolare, perché non è che c'è qualcuno che ha fatto un'indagine sociologica sulla prostituzione su internet, c'è cioè su OnlyFans, di cui mi sono occupato per primo da 2 anni a questa parte. OnlyFans è la nuova prostituzione virtuale, che spesso si mischia alla prostituzione, diciamo, quella non virtuale, ed è la dimostrazione del fatto che la prostituzione è un grande ascensore sociale, cioè persone che guadagnano 1.000 euro al mese in qualche settimana riescono a guadagnare 10.000, poi magari dopo un anno smettono o dopo un anno cambiano mestiere. Ma adesso andando sgrossando tutte queste differenze, la realtà è solo questa, cioè la realtà è che spesso la prostituzione, quando è libera, quando è volontaria, ci bisogna sempre fare questa premessa, è un motivo è un modo per stare meglio. Io ho conosciuto tantissime prostitute che non avevano bisogno di guadagnarsi il pane, ma volevano semplicemente, non trovavano altri modi, volevano semplicemente migliorare le loro condizioni di vita, pagare la scuola ai figli, viaggiare di più, comprarsi vestiti più costosi, eccetera, eccetera. Quello che vogliamo più o meno tutti noi, no? Cioè chi più, chi meno tutti noi. E lo hanno trovato, e alcune volte nella prostituzione hanno avuto il coraggio di impiegare, di sfruttare il proprio corpo per farlo. Io credo che non ci sia veramente nulla di più normale, di più semplice, solo che c'è un motivo, cioè la società questa cosa non l'ha ancora pienamente accettata, non è che non l'ha pienamente accettata, in realtà è tollerata, ma non viene accettata nel discorso pubblico. Vi faccio un esempio molto pratico. Io qualche tempo fa sono stato, faccio un esempio dell'ipocrisia della politica, una volta la sinistra era quella della la figa è mia, la gestisco io. Questo era lo slogan che veniva applicato anche dal femminismo più radicale, e dunque nell'accettazione, se vogliamo, del lavoro della prostituta. Oggi, se voi trovate in Parlamento i disegni di legge sulla prostituzione targati sinistra, insomma, Partito Democratico, quello che è, sono tutti disegni di legge che hanno come obiettivo la punizione del cliente. Cioè, tutte hanno questo obiettivo, sostanzialmente salvare la prostituta senza che la prostituta abbia chiesto di essere salvata, perché nessuno ha chiesto di essere salvata, e la punizione del cliente, che è più o meno la via svedese, diciamo, o nord europea, fallita per combattere la prostituzione. E per cui questa è la cosa sorprendente. Al contrario, una volta la destra, che era invece la destra, no, la destra quella conservatrice, eccetera, eccetera, ha degli accenni, ha un minimo di propensione verso la legalizzazione o verso comunque l'eliminazione della legge Carlini, i bordelli, eccetera, eccetera. Dopodiché anche la destra se l'è un po' dimenticata questa cosa qua, perché ci sono, è vero, dei disegni di legge leghisti in Parlamento sulla legalizzazione della prostituzione, ma una volta io insieme a Salvini, quando Salvini prendeva il 3%, non adesso forse ci torna il 3%, però insomma quando cioè al 3-4% andai a firmare con una Salvini e con una prostituta che alcuni di voi conoscono, che è una prostituta italo-turca che si chiama Efe Bal, un disegno di legge, ci sono le immagini dappertutto su internet, 2014-2015, un disegno di, insomma, una proposta di legge per abolire, per un referendum per abolire la legge Merlini. Dopodiché mi ritrovo Salvini dopo tanti anni, dopo che la Lega ha fatto un sacco di battaglie sulla prostituzione, battaglie, insomma, adesso lasciamo battaglie, sempre le battaglie che fa la politica italiana, sulla legalizzazione della prostituzione, mi ritrovo Salvini nei comizi con i rosari in mano e con le madonne dietro, eccetera. Questo è il modo in cui, diciamo, ipocritamente
ipocritamente la politica italiana affronta il tema della prostituzione. Io poi non so nemmeno quanto vada affrontato, quanto le prostitute vogliono che sia affrontato, perché in realtà poi ci sono esempi più disparati, ci sono persone che dicono non mi rompete i coglioni, io non voglio legalizzare niente perché guadagno in nero così, nessuno mi rompe il cazzo, dunque perché mi dovete far pagare le tasse? E poi ci sono un sacco di prostitute che invece dicono no, però voi vorremmo questo, questo e quest'altro, non possiamo vivere sempre nel pericolo che poi la finanza, non possiamo mettere i soldi in banca, questo è un problema reale perché insomma si sta sempre no, con lo spago e con i soldi in contanti. Però io credo che un minimo, cioè io credo che alla fine un minimo di soluzione vada, non ci sarà, perché la soluzione migliore sarebbe l'imprenditoria, il business sulle mignotte. Cioè il business sulle mignotte, che io ho trovato magnificamente nelle mie esperienze sociologiche, sempre sociologiche ovviamente, non di piacere, in Svizzera, in Austria, nelle poche volte in cui sono andato, sono esperienze che ti fanno capire che c'è un mondo molto pragmatico, molto realistico, in cui tu, in cui le persone sono controllate. Ora qualcuno dà fastidio, lo so, del mondo liberale, la parola controllate, no? Il controllo della prostituzione. Però alla fine se bisogna trovare una soluzione, forse quella è la soluzione meno, diciamo, meno traumatica, cioè tu metti, metti in chiaro, cioè è quella della, del business della prostituzione. Non si capisce perché ci sia l'imprenditoria su tutto e non ci possa essere. Uno dei miei più cari amici con cui ho fatto amicizia è uno che è il manager di un più grande bordello austriaco, è un italiano perché il 90% dei clienti sono italiani ed è un vero e proprio manager dei bordelli, una figura che bisognerebbe introdurre anche in Italia e ci sarebbe spazio per tantissimo anche turismo sessuale. Noi esportiamo puttanieri in grande quantità, non si capisce perché questi puttanieri non possono rimanere in Italia a spendere in Italia. I bordelli austriaci sono gestiti da multinazionali tedesche. I Welcome è di una multinazionale che è a pochi chilometri da Tarvisio, a Pillac, è di una multinazionale tedesca che guadagna su puttanieri italiani. A me questa cosa mi fa impazzire. Cioè, se puttanieri italiani, il 90% dei casi, io lo dico con gioia, puttanieri italiani, lo dico per marchiarli a vita, sono persone che danno soldi a una multinazionale tedesca. Non si capisce perché non possiamo fare noi multinazionali italiane, cioè, dato che siamo un paese a forte presenza di puttanieri. Questo è un dato di fatto, no? Cioè, non capisco però perché questo tipico carattere italiano dell'essere puttanieri non debba essere, come dire, in qualche modo dobbiamo fare felici persone che stanno in Germania. Adesso io lo dico ridendo, voi ridete, ma la realtà è questa, cioè la realtà è che noi arricchiamo l'Austria, la Germania, la Svizzera piuttosto che l'Italia, cioè, è che eravamo rimasti. E vai a Tarvisio e vedi, sì, c'è una cittadina un po' così claudicante, sì, c'è un po' di turismo, è bruttina, diciamo, non è bellissima, c'è un cazzo, bruttina, vai a Villac, 3 chilometri dopo c'è il paradiso terrestre, cioè capisci che non è possibile una cosa del genere, no? Se tu fai 3 bordelli a Tarvisio, Tarvisio diventa un posto magnifico, cioè, ma non magnifico perché ci sono i soldi, dico, c'è turismo, ci sono alberghi, eccetera, cioè. Vedi, gli alberghi, io una volta sono andato ospite di questo bordello a fare la premiazione della più bella puttana del bordello, per fortuna non ci sono le foto, eravamo io, Rocco Siffredi e un culturista austriaco. Sembra l'inizio di una giuria. Barzelletta. No, non è una barzelletta. Ci tenevo a dirlo. Così. Era la giuria di questa premiazione della più bella puttana del bordello. Era un po' difficile giudicare, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. E vi assicuro che gli alberghi, no, ma non c'era la prova fisica, erano diverse performance. No, ma era molto divertente. Poi erano tutti italiani, vi assicuro, il 99% dei clienti lì erano tutti italiani, tutti. Alcuni si nascondevano, dico, perché ti nascondi? No, perché sai, mia moglie, cioè, non ti preoccupare, nessuno ti riprende. Però ti dico, c'erano posti magnifici. Insomma, alberghi ben fatti, tutto curato, eccetera. Vai, dall'altra parte, un disastro. Vabbè, questo è quello che posso dirvi. Che vi devo dire ancora? Niente, la Corte Costituzionale ve l'ho detto, il massaggiatore ve l'ho detto, e ho finito, che devo fare? Non è che posso spoilerare. Farò uno spettacolo. No, però uno spettacolo, c'è una parte di queste cose, non è che posso spoilerare tutto. Però c'è una citazione di un tale che non conosco benissimo, Erich Spranko, qualcuno lo conosce, la conosci tu, no?
che ha detto: se voi pensate che le lavoratrici del sesso vendano i loro corpi ma i minatori no, la vostra visione del lavoro è completamente ottenebrata dalla visione moralistica della sessualità. Il che è vero, vendono il corpo come i minatori, le prostitute, e vendono il corpo come noi vendiamo la voce, come lei vende il suo cervello, come tu vendi non so che cosa, come lei vende le sue abilità intellettuali. Grazie. Come sempre c'è spazio per le domande, quindi chiunque voglia, lì siamo assolutamente liberi, di potete dire quello che volete. Prego, se vuoi venire, Fabio Scacciavillani, comprate anche il suo di libro, perché il libro di Fabio Scacciavillani che abbiamo presentato qualche settimana fa ci, come dire, illumina, leggio, ci illumina sulla Cina. Vi assicuro, cercate il video su YouTube, è un libro interessantissimo e inquietante. Felicissimo che sei con noi. Grazie Lorenzo per questi tuoi complimenti. No, io faccio una professione che nella considerazione della gente è giusto uno scalino più alto delle prostitute. Faccio l'economista. Quello che è interessante dal punto di vista professionale mio è che il mercato del sesso è uno dei migliori indicatori dell'attività economica, meglio del PIL. Se voi andate nei paesi dove è permesso e legale e fate una serie storica dei prezzi, vi rendete conto del ciclo economico. E se volete avere un indicatore immediato di come sta andando l'economia, soprattutto nel settore dei servizi, perché la prostituzione è legata a chi viaggia, a chi si muove per lavoro, a chi si sposta, eccetera, eccetera, quindi c'è molta componente, diciamo, di attività. Se voi chiamate i numeri che trovate su internet e lasciate il messaggio, la velocità con cui vi richiamano indica il livello di attività economica, e se chiedete lo sconto, quando ve lo applicano vuol dire che c'è un problema, diciamo così, siamo un po' in recessione. Se invece non transigono e non vi chiamano e abbassano immediatamente, vuol dire che l'economia è in boom. Quindi faccio questo piccolo, diciamo così, vi racconto questo piccolo aneddoto come esempio di utilità nella mia professione del mercato del sesso. Grazie. Prego. Vai, vai. Mi è piaciuto l'esempio dei messaggi, perché fondamentalmente dei massaggiatori, perché fondamentalmente, a parte il, diciamo che una delle argomentazioni contro la prostituzione era, da parte di queste femministe, era il volerle tutelare dai rischi della professione, cosa che già fa il codice civile di fatto, però il codice penale soprattutto. Però il concetto fondamentalmente è questa: abolirla perché è necessario proteggere le donne dalle condizioni, ma soprattutto proteggere anche da una loro scelta libera. Fondamentalmente c'è un po' questo tema di voler proteggere da delle scelte personali, e poi con appunto risvolti anche negativi. Ma appunto è già stato fondamentalmente dimostrato che, anzi, più abolendo attività, insomma, il proibizionismo di per sé porta a una condizione peggiore degli agenti del mercato in cui appunto hai proibito, hai vietato la pratica. Ma quindi, se non è alla fine la misericordia dal proteggere dalle condizioni negative e avverse, e da parte delle femministe non è nemmeno il bigottismo
motivo, secondo me, che porta spesso e volentieri le femministe ad andare contro la prostituzione, a mio parere, ma forse è una provocazione, è non è il bigottismo, non è la misericordia, forse a questo punto, visto che sono donne per le donne, rischia di essere una sorta di invidia sociale, nel senso che, come ha detto bene Beppe, la prostituzione è un grandissimo strumento di emancipazione dal punto di vista economico, e quindi questa, non so, è la mia provocazione, nel senso, spesso e volentieri uno dei motivi, se non è magari quello morale fondamentalmente religioso di per sé, quindi, quello può essere un motivo valido, quello del bigottismo, ma il motivo consiste nel voler tutelare le prostitute dalle condizioni di lavoro, diciamo che è molto debole e secondo me maschera una grossa invidia sociale dal mio punto di vista. Grazie, credo che in generale, in attesa di qualche domanda, una domanda gliela faccio io a Giuseppe, perché insomma siamo in classico caso di proibizionismo mezzo e mezzo sulla prostituzione, perché appunto la prostituzione non è tecnicamente illegale, lo è fare soldi non essendo la prostituta, che è una cosa straordinaria, no? Però il proibizionismo dovunque venga applicato, che si tratti di droghe, che si tratti di gioco d'azzardo, che si tratti di sesso in vendita, che si tratti di qualunque cosa, peraltro ulteriore provocazione, traffico d'organi, una delle cose che aveva scandalizzato di più Milei quando si era candidato, e che diceva che lui sarebbe stato assolutamente favorevole alla possibilità che ogni uomo, ogni donna potesse vendere parti del proprio corpo, perché appunto sono di sua proprietà. Non bisogna essere d'accordo, la stessa cosa vale per l'eutanasia, cioè avere la libertà di poter decidere che io in determinate condizioni non voglio più vivere perché non lo ritengo vita. Non vuol dire, personalmente non lo farei mai, se avessi persone vicine, parenti eccetera, li convincerei esattamente del contrario, ma credo che una persona debba avere questo diritto. Quindi il punto da fare mentale, culturale in questo paese è esattamente questo, cioè consentire scelte che non producono violenza su terzi non vuol dire essere d'accordo, essere favorevole, volerlo fare o volere che la propria figlia, la propria amica svolga un certo tipo di professione, ma vuol dire semplicemente rispettare la libertà individuale, la libertà di scelta. Volevo chiederti se questa ipocrisia influisce anche una presunta influenza cattolica in qualche modo, se è un fattore culturale storico secondo te, se c'è una questione gerarchia o meno, perché anche lì erano molto più pratici dei politici, uno dei più storici probabilmente che ce n'erano di più di bordelli era nel Stato Vaticano, quindi c'erano sempre stati consentiti, quindi non lo so se è questo, perché io sono profondamente convinto che gli elettori, in particolare i giovani, ma non solo, sono molto più avanti della classe dirigente, della classe politica destra e sinistra, cioè questi temi non li toccano neanche, cioè è assolutamente ovvio che se due persone vogliono scambiarsi sesso, una paga l'altra, qual è il problema? Quindi non so se secondo te esiste questo. Guarda, ma... io quando ero più giovane andavo in un locale, anche se poi non lo frequentavo dal punto di vista sessuale, che si chiamava, chi frequentava Roma negli anni 80, forse lo conosce, Mucca Assassina era un primo locale che veniva gestito da Padre di Luxuria, dove in realtà io non andavo per picchiare le donne, perché spesso nei locali miei c'erano anche belle donne, e dunque ci poteva andare ovviamente anche eterosessuale, ed era praticamente attaccato al Vaticano, stiamo parlando degli anni 80. Questi locali, questa Mucca Assassina, che era praticamente all'interno di un cinema che trasmetteva, era una volta a settimana, credo che fosse il lunedì, negli altri giorni c'era un cinema. E dopo un po' il Vaticano si incazzò, perché erano proprio attaccati a Città del Vaticano, proprio a pochissimi metri. Dopo un po' ci furono delle proteste, la cosa andò avanti, e Mucca Assassina fu spostato per volontà del Vaticano in un altro posto a Roma, in periferia di Costanza. Io credo che oggi il Vaticano in queste scelte conti pochissimo, cioè che l'influenza del cattolicesimo, comunque del cattolicesimo politico, comunque l'influenza del Vaticano nella scelta della politica, se fare qualcosa sulla legalizzazione della prostituzione o no, comunque di regolare in qualche modo la prostituzione, sia praticamente inesistente. E questo rende ancora più grave, se vogliamo, l'ipocrisia o la mancanza di azione della classe politica italiana sul tema della prostituzione, perché ripeto, purtroppo le uniche attività che sono in campo vengono da alcuni esponenti non solo del Partito Democratico ma anche dei 5 Stelle, per esempio una
Natale che si chiama Maiorino, e se uno va a vedere il disegno di legge di questa Maiorino dei 5 Stelle adesso in Parlamento, ripeto, poi non ha nessuna possibilità di passare, perché poi fondamentalmente se ne fottono, cioè per cui sono tutte opere di cinema, non c'è nessuna... Sono attività che puntano veramente alla rieducazione delle persone, cioè alla rieducazione del cliente, cioè l'unico obiettivo per liber... non so, con l'obiettivo non si capisce di fare cosa, cioè di liberare la donna che non ha chiesto di essere liberata. Per cui questo è, diciamo, il panorama. Il panorama è che la Chiesa conta pochissimo, che la politica semplicemente se ne frega di affrontare un argomento che invece, come dici tu, se uno va a vedere i sondaggi, pochi che sono stati fatti, ma ci sono, negli ultimi anni, credo per la legalizzazione della prostituzione, adesso poi il termine generico, una sistemata, diciamo, al mondo della prostituzione, anche per decriminalizzarlo, come dici te, no? Per togliere alcuni reati connessi a un esercizio che è legittimo della prostituzione, sia semplicemente il fatto che non c'è niente, cioè non c'è nulla, ed è come dici te, la stragrande maggioranza della gente è a favore, cioè è a favore, cioè se uno chiede una persona, lei è a favore dei bordelli o comunque del fatto che la prostituzione è, la risposta è sì, nell'80-90% dei casi. Per cui è uno di quegli argomenti in cui non dico una paura nell'affrontarlo, ma proprio una mancanza di iniziativa legata, credo, al fatto che c'è un laissez-faire totale, cioè non se ne discute nemmeno più, cioè non se ne discute più perché non viene ritenuto importante per il consenso. E che poi spesso comporta, come dire, esattamente il miscuglio delle attività illegali, perché ovviamente non essendo libera viene esercitata su strada con connessi rischi. Sì, nessuna legalizzazione comporta, o nessun provvedimento dello Stato comporta l'eliminazione della tratta degli esseri umani o delle persone che fanno schiavismo sessuale. Cioè questa roba qui è una roba ridicola, è un argomento ridicolo, in nessun paese non esiste questa roba qui, anche nel paese che ha una legalizzazione, diciamo, da anni, un paese anche molto religioso, la Germania, esistono dei casi in cui chiaramente di sfruttamento dell'essere umano, come esiste non solo per le prostitute, per altre cose, esiste anche nella prostituzione ed esiste a prescindere dalla legislazione che c'è. Dunque è un non argomento sia a favore che contro la legalizzazione, perché comunque i criminali ci sono in tutti i casi, come la legalizzazione delle droghe non elimina la possibilità, anzi, cioè, che ci sia un mercato, perché dove c'è la possibilità di insinuarsi, no? Ecco, a fianco della legge, uno lo fa, cioè i criminali lo fanno, per cui anche se tu legalizzassi oggi la droga leggera e creassi tantissimi negozi in cui ci sarà sempre qualche prodotto che non viene venduto, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di vendere un prodotto in nero. La stessa cosa, anche se tu fai la legislazione migliore per reprimere i trafficanti di esseri umani e di mignotte, alla fine qualcuno ci sarà che cercherà di portarle comunque in Italia, no? Poi mi contestano ogni tanto il linguaggio, ma io uso un linguaggio popolare, non denigratorio, no? Cioè usare la parola mignotta, puttana, lo considero migliore di escort, un termine, no, moderno, che ci fa capire che la escort è sempre una persona, no, un po' a modo, o comunque su internet un po'. Io su questo posso dire una cosa. Veramente su questo proprio Wendy McElroy insiste, cioè nel senso la riappropriazione linguistica che tra l'altro alcuni membri di associazione di categoria, in questo caso di lavoratrici sessuali, rivendica. Cioè c'è anche un problema di femminismi che vorrebbero togliere dal linguaggio non lo stigma sulla parola appunto mignotta o puttana eccetera, lo stigma sociale, ma vorrebbero proprio che queste parole non si usassero perché sono degli insulti, mentre la maggior parte delle lavoratrici sessuali che rivendica i propri diritti fa una riappropriazione linguistica, quello loro ci tengono a chiamarsi proprio in questo modo, quindi pertinente, diciamo. Sì, assolutamente, c'è anche una poesia che se volete ve la leggo perché è curiosa. Sono una donna e se vado oltre le righe mi chiami puttana.
Se mi diverto mi chiami puttana. Se dico come la penso mi chiami puttana. Mi getti addosso questa parola quando prendo posizione. Usi questa parola per tenermi zitta. Mi ricordi sempre che le puttane sono le peggiori. I reietti, i paria, senza alcun merito. Sei solo una puttana, ripeti come un ritornello. Come uno sparo d'acqua fredda per spengere la mia gioia. Sei solo una puttana, cosa ne sai? E che cosa me ne importa di quello che pensi? Sei una puttana, è un pugnale che mi conficchi nel cuore mentre mi bombardi la mente con quel nome. Identifichi tutto quello che io ho sempre ritenuto buono con una parola, che sputi come veleno per mostrarmi come sono orrenda. Ma ti chiedo, ti prego, dimmi, che cos'è una puttana? Una puttana dice ciò che pensa e pensa da sola. È indipendente e di cattivo umore. E allora? C'è di più? Perché ti spaventa sapere che ho una mente mia e non ho bisogno del tuo permesso per vivere, amare o essere? E che cosa succede se ti dico che non mi importa più se mi chiami puttana? Come mi chiamerai adesso? Questa è una sindacalista, se non sbaglio, era Norma Jane, che appunto questa poesia si chiama The World Word, che peraltro anche noi, c'era anche qualcuno che l'aveva capito molto tempo fa, che era un cantante, lo vedete qua, Bocca di Rose, di quello parlava. E quindi spesso questa ipocrisia è una delle cose fondamentali da combattere, perché davvero è il solito discorso, no? Cioè anche qua, se c'è un politico che pensa di poter legalizzare, liberalizzare, decriminalizzare la prostituzione, ovviamente che cos'è? Un cliente di prostitute? No, semplicemente riconosce, o anche sì, non lo so, non sono affari suoi, è libero esercizio della propria, come dire, proprio portafoglio in questo caso, però è semplicemente riconoscere la libertà di ognuno di fare quello che vuole col proprio corpo finché, principio di non aggressione, non esercita violenza nei confronti di un altro. Quindi credo che questo sia il cardine fondamentale di tutto il nostro discorso. Non so se arriveremo finalmente a entrare anche nel novero dei paesi civili, perché io credo davvero che quando si arriverà o ritornerà, perché chi ha qualche anno un po' più di me si ricorderà che era una sorta di passaggio rituale quello che le famiglie altoborghesi portavano al compimento del 18° anno di età al bordello, sostanzialmente, no? Quindi viene definito il mestiere più antico del mondo. Credo che meno ipocrisia e più senso di realtà e più fiducia negli scambi appunto volontari nel mercato e anche, perché no, nel denaro come mezzo di liberazione farebbe fare al nostro paese molti passi in avanti. Se c'è qualche domanda è ora il momento, non fate i timidi, se no vi invito, Leonardo, so che tu vuoi farlo sicuramente, cioè, no, prego, prego. Riesci a... Se vuoi farlo anche tu, intanto che arrivi, vieni Giuseppe, intanto ti metti... Prego, Leonardo Trabalza, stavolta è giusto, è coordinatore del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Liberale. A te. Allora, buonasera a tutti. Io faccio invece un mestiere che nell'immaginario collettivo è leggermente sotto quello dell'economista, che è lo studente di economia. E non so il rapporto invece con la prostituzione come sia, però diciamo che... Io vengo da una regione che è il Friuli, che ha stretto contatto con il Welcome, che è stato molto citato, e niente, volevo semplicemente dire che, come Giuseppe parla spesso nella sua trasmissione, c'è una scollatura molto forte tra il paese legale e il paese reale, cioè la gente, ragazzi, va a puttane, cioè c'è poco da dire, perché come nella maggior parte dei casi, molto spesso, anche a livello di linguaggio, abbiamo paura di dire certe cose, bisogna dirle, perché la gente si è stufata, soprattutto da parte dei politici, intanto della prostituzione intellettuale. Io ritengo molto peggio la prostituzione intellettuale della prostituzione vera, che invece secondo me ha un grado morale superiore rispetto a quella intellettuale. Bisogna dire le cose per come stanno, per quelle che sono. Io vengo appunto da una regione dove, in particolare da una località balneare che è Lignano Sabbiadoro, dove i miei amici fanno la stagione, si mettono via i soldi e poi si va a fine stagione al Welcome in Austria. E non c'è nulla di male nel dire questo, perché ci si mette via i soldi. Io chiaramente lavoro anche nella consulenza, per cui magari do qualche consiglio, apriti un fondo pensione, fai qualcosa, ma il fondo per, diciamo, ballarsi la fresca, come si utilizza a dire negli ultimi tempi, è comunque qualcosa che da giovani bisogna fare. E per cui io volevo semplicemente dire questo, e ritengo che le prostitute siano rimaste l'ultimo baluardo, l'ultimo rappresentanti del no taxation without representation. E anche a livello di introito fiscale, oltre che di, come si diceva prima, di parziale
ostruzione alla criminalità organizzata, la prostituzione può essere una fonte di ricavi, di gettito fiscale per il nostro paese, parlandone molto chiaramente. Per cui niente, ecco, volevo dire semplicemente questo. Grazie. Grazie. E da liberali, nel caso in cui il gettito fiscale derivante da quello aumentasse, vogliamo vedere scendere su quello sugli altri lavoratori. Mi consenti di fare la solita scenetta, vero? Cioè, ovviamente Giuseppe Leoni, il nostro, come dire, una persona che segue le nostre serate, è l'emblema, io lo descrivo sempre, l'emblema del male assoluto. Primo perché è presidente di Confcommercio, quindi rappresenta i bottegai in qualche modo. Secondo perché è il referente locale di McDonald's. Quindi, voglio dire, l'emblema del capitalismo, e quindi siamo felici che tu sia con noi. Giuseppe, a te. Allora, io non sono mai stato al Welcome, però adesso prendo nota e... non dico appena ci passo perché è fuori mano per me, però ci andrò apposta con gli amici una volta. Volevo dire, sulla teoria sono d'accordo con tutti voi, sulla pratica particolarmente con Giuseppe, che ascolto da... molti anni, prima ancora che arrivasse Parenzo, e quindi torniamo indietro molti anni. E non dico se la trasmissione era meglio prima o adesso, però ripeto, concordo con te, autarchia meretricia, assolutamente. Autarchia, meretricia. Ah, autarchia. Autarchia, sì, assolutamente, in Italia, tutto in Italia. Poi chi vuole pagherà le tasse e porterà i soldi in banca senza paura di particolare ripicche dell'Agenzia delle Entrate, chi non vuole non le pagherà o ne pagherà in parte. Io appunto faccio il commerciante e pago le tasse, non tutti fanno la mia scelta e magari un po', quindi ecco, questo sia nella pratica, un controllo così. Sullo sfruttamento mi viene sempre in mente, dai miei antichi ricordi di laurea di 1000 anni fa, che esiste un articolo del Codice Penale che si dice, descrive il reato di riduzione in schiavitù, che serve per questo, serve per i lavoratori che vengono portati a raccogliere i pomodori e così, e quindi c'è la protezione verso questa cosa terrificante che usufruire degli esseri umani in questa maniera inqualificabile. Tutto qui, grazie. Allora, credo che ci possiamo avvicinare alla... scusa, se vuoi, però devi venire qua, se no se vuoi fare la domanda, vieni. Dobbiamo vedere il video, c'è il microfono, quindi se vuoi venire. Occhio al video. Se Mario Quadraroli, prego, se vai al leggio c'è il microfono, abbiamo apposta la postazione. Quanta gente. È tutta sera che si svolge al femminile la discussione. C'è anche la prostituzione maschile? Sì, no. Come viene trattata? Se vuoi, io ho intervistato un sacco di cicloni, sono gentile anche, però il problema è che è residuale. È residuale per motivi molto semplici, anche se vogliamo biologici. Io rispondo per il mio intervento, ovviamente non per i loro. Io ho fatto l'intervento al femminile perché Wendy McElroy si occupa solo della prostituzione femminile.
e quindi per rispettare il testo e non andare un attimo fuori tema, però solitamente il fenomeno si affronta da tutti i punti di vista, ma almeno sulla teoria, diciamo, anche per prostituti e quant'altro, quindi era solo per questo. No, ho scoperto, magari la racconti questa cosa della U, perché io l'ho scoperta voi non, prima dell'asterisco c'era un'altra cosa. No, devi raccontare, c'entra e come. Ma variamo sulla sociolinguistica, cioè nel senso altri discorsi. No, niente, si è... vabbè, io mi occupo di studi di genere, purtroppo c'è questo problema che studi di genere è una materia interdisciplinare, quindi teoricamente, ovviamente non è così, ma teoricamente mi occupo un po' di tutto da una prospettiva di genere, e quindi ho letto e ho studiato, insomma, anche cose che riguardano la sociolinguistica. In particolare lui mi stava chiedendo ieri sera su l'utilizzo della SVA e mi stava chiedendo spiegazioni a livello teorico. Io sono qui come accademica, quindi prima della SVA c'era un altro esperimento che era quella della U, ad esempio buonasera a tutto, quindi questa pronuncia è scritto con l'asterisco. Dopodiché è semplicemente successo che a seguito di una conferenza di una famosa sociolinguista italiana che è Vera Gheno, al termine di questa conferenza, di cui si parlava dell'uso grammaticale genderizzato, quindi al maschile e al femminile, nelle professioni, perché abbiamo ancora problemi a dire ministro e ministra, eccetera, eccetera, e poi che cosa diciamo, direttore, direttora o direttore, direttrice, e quindi diciamo lei ha scritto molti libri, perché è sociolinguista, si occupa di questo, su queste possibilità. Dopo questa conferenza sono andati da lei delle persone non binarie, che quindi non si riconoscono né come uomini né come donne, e gli hanno chiesto quale può essere un modo nel nostro linguaggio italiano per neutralizzare, dato che noi non abbiamo la possibilità di neutralizzare come in inglese. E lei gli è venuto in mente semplicemente questo esempio fonetico. La SVA è un simbolo fonetico che si usa appunto solo per la fonetica in tutte le lingue, da noi si usa anche nei dialetti, ma non era la volontà di offrire la soluzione definitiva, così come la U prima non era la soluzione definitiva, con gli asterischi le persone dislessiche e quant'altro hanno problemi, e niente, lui si è divertito molto mentre io spiegavo queste cose davanti a una birra, lui si faceva le risate, quindi niente. Anche perché... se volete farvi raccontare altre cose poi voi ridete, io sono qui per questo, nel senso che mi ha colpito un professore, come dire, questa mi mancava e credo che mancasse anche a te l'utilizzo della U. Ecco, appunto. Quindi, visto che c'è un intervento, devo solo dire, Gianmario, fai u bravu. Prego. Prego. Microfono, se no ti sente. Io non so. Microfono. Quali sono le sue preoccupazioni? Dai, fai bravo. Tutti mi conoscono per bravo. Sì, io credo che dietro il discorso della prostituzione ci sia una grande ipocrisia della politica. Conosco benissimo Villach, non per motivi che tutti la conoscono, no, sono sempre andato sempre per politica, io non sono un praticante, quindi mi vanto di non essere un praticante, però cioè, diciamo, l'ho visto, ho visto veramente lo squallore tra Tarvisio e Villach, come quando arrivi a Como e attraversi la frontiera, vai a un chilometro, ok, vai a Chiasso, ti ritrovi... No, come è bellissima, però dico, il business che c'è a Chiasso di sera, cioè ci sono 7-8 locali dove arriva il mondo e sono tutti italiani, tutti italiani. Io dico, l'ipocrisia politica della classe politica italiana è incredibile. Io non voglio farmi nemico mogli, assolutamente, però vi dico, frequento Milano, conosco molto bene Milano, non c'è bisogno di andare né a Villach né in Svizzera.
ci sono parecchi ristoranti dove praticamente tu ti siedi tranquillamente, un minuto dopo ti arriva la escort, la prostituta, chiamiamola mignotta di turno, che si siede al tavolo vicino a te e chiede tranquillamente di poter mangiare con te per arrivare alla fase conclusiva. Credo che non ci sia nessun problema, anche perché ritengo che obiettivamente la prostituzione può essere inquadrata come un lavoro. È un lavoro, piaccia o non piaccia, cioè è un lavoro a tutti gli effetti. Quindi noi ci stiamo privando di, a livello solo di tasse, di mancato incasso di tasse, di più di 5 miliardi di euro che regaliamo ad altri paesi qui confinanti. Cioè 5 miliardi di euro sono una manovra fiscale di un'importanza incredibile, incredibile. E poi mi faccio una domanda. Io faccio l'imprenditore. Nel mio mestiere mi sento prostituta, perché devo vendere qualcosa e sono disposto per vendere a giocarmi tutte le carte che ho in mano. Se fossi una donna magari potrei anche pensare di arrivare a quel punto lì, tranquillamente. E altra cosa che vi dico, ma una donna che ha la fortuna di nascere magari bella, che non ha, diciamo, possibilità economiche, perché escludere a priori la possibilità di avere una vita migliore per lei, per i suoi figli, in base a una falsa ipocrisia stupida e sciocca che non ha nessun senso e non sortisce nessun effetto? Grazie. Grazie Gianmario. Nicola, prego, ultima domanda. Eccolo. Vai. Guardate, io invece penso che abbiamo parlato di tante cose, ma prendendole tutte da un lato, da lati interessanti, ma che non c'entrano il punto. Io non credo che sia vero che l'80% degli italiani sono a favore della prostituzione. Io penso invece che purtroppo, proprio perché in Italia non esiste nulla che abbia a che fare col liberalismo e che, come diciamo noi di Liberisti Italiani, c'è il partito unico del più Stato che va dalla Meloni all'estrema sinistra, l'italiano ricerca nello Stato la tutela per i rischi che ritiene che esistano. E buona parte degli italiani ritengono che la prostituzione sia un rischio per il matrimonio. Io sono convinto di questo, non penso proprio che le donne sposate siano a favore della prostituzione. Non penso che tanti uomini sposati, che invece magari sono a favore, sarebbero disposti in una serata tra amici con la moglie davanti a spiegare perché loro sono a favore. E tutto questo perché l'italiano ha il messaggio sbagliato nel cervello, che è lo Stato che deve proteggerti dai rischi. E l'abbiamo visto quanto in Italia sia stato feroce il diciamo l'allinearsi a delle norme, per esempio quelle contro il Covid, con la gente che insultava la gente, quelli che correvano in mezzo ai boschi da soli senza mascherina. Noi abbiamo avuto un paese dove il 90% delle persone, quelle sì che si sono allineate a un'idea di Stato, difendici da questo virus, quello che correva da solo in spiaggia, che è stato inseguito, denunciato, la gente, sono apparsi caposcala come nei tempi del fascismo, che denunciavano i vicini, che invitavano il cugino per... Quindi stiamo attenti a pensare che l'italiano invece voglia questo sprazzo di libertà. Io non sono per nulla convinto, mi piacerebbe. Credo che se gli italiani lo volessero, noi avremmo una rappresentanza liberale politicamente rappresentata abbastanza solida. Grazie Nicola. Grazie. Credo sia la prima volta che... in cui non siamo d'accordo nelle nostre discussioni, nel senso che io invece sono profondamente convinto che ci siano in giro tra la popolazione e tra gli elettori una marea di quelli che io chiamo i liberali inconsapevoli, quindi che sono persone che se solo lo avessero una prospettiva seria probabilmente la sposerebbero, ma l'aspirazione alla libertà individuale è trasversale, è assolutamente generica, e quindi perché no, nel libro di Giuseppe c'erano tranquillamente uomini che provano piacere nel vedere la propria donna che va con altri, ci sono, il mondo fortunatamente è bello perché... Posso dire una cosa sulla questione della famiglia? Io, secondo me, non è
30%, ma sono una grossa percentuale. Per esempio, consultavo prima la presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel 2018 ha fatto un sondaggio sul fenomeno della prostituzione in Italia, questo manco lo conoscevo, visto così al volo adesso. Lei è d'accordo o no con questa affermazione? Comunque, visto che le prostitute, questo è il loro lavoro, dovrebbero pagare le tasse come tutti, 68%, molto 68%, abbastanza, 23% fanno addirittura il 91%. Se lo Stato riaprisse le case di tolleranza, ci sarebbe più sicurezza igienica per le prostitute e per i clienti, anche qui molto abbastanza, cioè sono 90%, uno deve essere libero di scegliere con loro la propria vita, anche se vuole prostituirsi, domanda, risposta, molto 39%, abbastanza 35%, dunque siamo su cifre molto alte, diciamo, di consenso per l'attività generale della prostituzione. Io penso invece che la prostituzione sia una grande forma di, se vogliamo, per la famiglia sia una grande forma di rassicurazione, se vogliamo anche di unione per le famiglie. La prostituzione aiuta le famiglie a essere più unite, d'altra parte è abbastanza evidente questo. Il Vaticano dovrebbe premiare le prostitute come cemento della famiglia italiana, invece di pensare di recuperare la prostituta alla vita, diciamo, alla vita sociale. La prostituta è invece un modo attraverso il quale la famiglia italiana si rafforza, e gli uomini italiani che vanno a prostitute sono in gran parte sposati, vero che poi si separano per altri motivi, ma non si separano certo perché un uomo va a prostitute, anzi al contrario, la prostituta aiuta l'uomo a essere più felice quando torna a casa, e quello è un dato di fatto, cioè non scopa con la moglie, ma scopa, o comunque scopa poco con la moglie, scopa con la prostituta. Sto parlando di un dato di fatto ineliminabile, cioè che è sotto gli occhi di tutti, non è una cosa sessista, cioè tromba con la prostituta, si diverte con la prostituta e con la moglie ha una vita sessuale regolare o inesistente o meno forte dal punto di vista, no? Meno emozionante. E questa è la realtà sotto gli occhi di tutti. Adesso lasciamo perdere i casi singoli, i vostri casi personali, comunque non raccontereste. La realtà è che il Vaticano, la Chiesa Cattolica, dovrebbe, no, premiare la prostituzione come grande cemento della famiglia italiana. Purtroppo non avviene, e abbiamo il credito che poi devo salvare. Prego. Sono molto d'accordo su questa cosa, e basta pensare che questo Vaticano non c'è una adesso, no? Vabbè. No, secondo me. Faccio un esempio, se il mio compagno avesse un problema non sessuale, cioè facciamo un altro esempio su un altro mercato, ma se avesse un problema psicologico, sì, è vero, può parlare con me, ma io faccio consulenza informatica, non è che posso essere un grande aiuto, e personalmente niente da togliere a me, ma penso che magari c'è un psicologo, un terapista, sia molto più qualificato di me per soddisfare la sua necessità. Quindi, specularmente, penso che se c'è una necessità di un certo tipo che io donna non riesco a soddisfare, perché magari non mi va, non lo so, c'è sempre la consulente o la specialista che se ne occupa, anche perché personalmente credo che cercarlo, se non ci fossero prostitute, la domanda rimane e il mercato la soddisfa trovando persone che magari invece non sono professioniste, non lo fanno per al solo scopo di guadagnare denaro, ma magari c'è la possibilità invece di trovare altre donne che invece magari si legano anche da un punto di vista emotivo, e qui magari si rompe la famiglia. Come ha detto Beppe, sono d'accordo, spesso e volentieri la prostituta è la malta, spesso e volentieri. No, ma soprattutto c'è una cosa, qualsiasi donna in una coppia più o meno stabile, se dovesse fare una scelta di fronte all'inevitabile, magari no, o anche al contrario, cosa preferisce? Che l'uomo, il proprio uomo, la persona con cui fa un percorso di vita vada con, in maniera passionale con un'amica, con una donna che conosce sul posto di lavoro e con cui ha una storia clandestina, segreta, passionale, oppure con una puttana in cui tutto si esaurisce in 10 minuti, se uno è bravo può prolungare per 10 minuti, mentre si sa che a me è sempre. Però questa è la realtà dei fatti, cioè qualsiasi donna sarebbe strafelice che l'uomo abbia scelto la prostituta, ma non c'è dubbio, ovviamente in tutta sicurezza, con tutte le sicurezze del caso, però questa è la realtà dei fatti che tutti noi non vogliamo dire, ma che è questa, cioè è la realtà sotto gli occhi di tutti noi, anche nel nostro privato, noi non lo sappiamo, ma quanti di noi lo fa?
probabilmente la vostra coppia è felice, anche perché il tuo cervello, quando entra dentro casa dopo una prestazione sessuale con una prostituta, è, capito, è felice. Cioè, io ho raccontato in un libro come una donna mia amica, quando scoprì il compagno che andava con una escort che in realtà era una dominatrice, ovviamente si voleva separare, no? Si voleva separare, voleva divorziare, la cosa andava avanti per mesi. Quando invece ha capito, con dei colloqui fatti con questa mistress, che è una prostituta che sottomette gli uomini, adesso chi non lo sapesse, quando ha capito che l'uomo era più felice, e perché è proprio perché andava ad avere un bravo marito, un bravo padre, un bravo quello che volete, proprio anche perché una volta a settimana si faceva sodomizzare da questa mistress. È chiaro che c'è stata una grande prova d'amore nell'accettazione di questo, ma sono le grandissime prove d'amore, accettare anche le parti più nascoste del proprio partner. Le parti più nascoste ci può essere anche quello di andare con la prostituta, in questo caso, ovviamente un caso estremo, ma no? Quello della sottomissione. Vabbè, siamo chiusi in questo. Grazie, consiglio naturalmente, visto che il video... visto che il video sarà su YouTube, di avvisare il tuo ragazzo delle tue dichiarazioni, ma questo scusa, ma questo non me ne è servita sul piatto d'argento. Allora, siccome come al solito il nostro programma è assolutamente vario, settimana prossima saremo su Zoom, quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita di Luigi Einaudi, grande Presidente della Repubblica e Governatore della Banca Centrale, c'è un comitato nazionale per le celebrazioni che ha l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, tra gli organizzatori c'è anche l'Odi Liberale, la prima conferenza è la nostra di settimana prossima, e poi, proprio per dimostrarvi che siamo trasversali, tra due settimane avremo una suora, suor Anna Monia Alfieri, che io per far capire, non tutti la conoscono, la suora che va da Porro, che così forse molti di voi la sanno chi è, che è una grandissima donna, oltre che una grandissima donna di pensiero, che ha scritto questo bellissimo libro sul pluralismo educativo, cioè libertà scolastica, buona scuola, eccetera. Sempre qua, martedì 26 marzo. Grazie e buonanotte.